Buongiorno ragazzini. Salve a tutti, buongiorno. Ragazzi, è prima mattina, è l'alba. L'alba. Per te sì, perché sono le 8 meno un quarto, anzi sono È sì, erano alba. 7 e mezzo, 8 meno 20, quindi per te è alba. Perciò, Perché non sei abituato. siamo andati a fare colazione da Federico, il nostro amico. Federico è il nostro amico. Che dire, ci ho preso cappuccino e cornetto. Spero che prevede pioggia oggi. No, ma non credo che piove perché il cielo è abbastanza cielo. Che si dice di là di vedere, il tempo è... No, io ho avuto esperienza nel campo meteorologo. E perché non stai là? Ma c'è Gioppino che chiama. Perché non sto là? Perché onestamente, guarda, a prevedere il tempo ogni volta, cioè, ne ho rotto di palle. Certo. Oggi piove, domani nevica, poi rovesci, ogni volta di rovesciare stavo. Forti rovesci. Forti rovesci, conati. Di vomito. Beh, andiamo, dai, che mo. Ragazzi, oggi giornatona. Sì. Degustazione di salumi. Non so se di salumi, di gara, di qualche cosa. Meno fa la scema, ma se no non te l'accompagno proprio oggi. Non venire. Degustazione sì, ma non si sa di cosa. Penso non è. Sarà un piccolo buffet. A me piacciono i piccoli buffet, ragazzi. Dove state a mangiare? Mi fanno sentire un buffettone. Dove state a mangiare? Noi ci stiamo. Perciò, ci vediamo dopo. Anzi, spero poi io appunto non piova. Mi devo dirigere da mia madre perché ha rotto il computer. Non so che cosa abbia fatto. Come si fa a rompere un computer? La nausea proprio. Beh, aspetta, ancora si riscalda la macchina. Amore, ancora... No, va... Ma che si accende da su. Beh. Qui è tardi, eh. Bye a bye. Dopo, ragazzi, a dopo. Bye bye, amici, bye bye. Ciao, ciao. Bene, ragazzini. Con questo capello delle grandi occasioni... Capelli. Andiamo. Andiamo. Andiamo a degustare queste nobili carni. Dobbiamo andare a questa sofferenza. A questa sofferenza, lo so. Prima delle camere, non c'è capito. Questo è il capo della casino. Fatti guardare. Ah, giusto, trovo. Ok. Se ti alzi così. Dai, anche tu che sei bassa. Adattati. Tu sei diversamente alta. Lo so, però adattati a me. Andiamo. Adattami. Adattati a me. Dai, ciao. Beh, a dopo. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Caffettino adesso, caffettino time. Dai! Dai, nostro amico Federico! Aggiunta tre carni in maniera maggiore. Alimentazione con prodotti naturali, quindi quello che dicevo prima, orzo, grano, paglia, utilizzo di materie prime del territorio, coltivate sul nostro territorio, controllo di intensità, una maggiore tutela dei consumatori, perché trasmettiamo, comunichiamo attraverso volantini, attraverso... I giovani ragazzi che si fanno la tante foto vengono scattate. Una nuova macellaia. Stiamo all'assaggio. Eh? Stiamo all'assaggio. Ecco, ecco. Good job, eh? Dico, cos'è questo? Cos'è quello? Tutto pronto. Bene, ragazzi. Siamo qui. Abbiamo fatto questo convegno. Vedi che io sono più bassa, non c'è bisogno che alzi il cielo. Sì. Sì. Ah. Abbiamo fatto questo convegno, abbiamo partecipato. No, facciamo la benzina a 1,59. Faccio tipo l'ambrenedetto. Dai, dice.
pubblicità c'è stata un'azienda che fornisce prodotti già pronti. La Filini. Che forse stiamo facendo attraversare. Già pronti. Quindi abbiamo assaggiato, assaporato qualche frittura mista praticamente. Che frittura mista? Caspita. Frittura mista, c'erano le pepe di pollo, c'erano il pollo condito a strisce, c'era le olive ascolane. Ah, passa, passa. C'erano il pollo speziato. Buono. Speziato. Buono, buono. Quindi. E beh, d'altro canto, i prodotti Filini sono i prodotti Filini. Ma finisci di fare pubblicità? No, che pubblicità? No. E niente. Io dico quindi, quello che penso. Lui ti voleva portare i vassoi a casa. E ma peccato, poi dovevamo buttare tutto. Chi ti ha detto? Sono gli altri che stavano. Ah, che si portavano gli altri a casa. No. E quello quando ci hanno detto. Andate là che tutti si stanno mangiando. I bomba stia al contrario, si dice. Quando sono andata eravamo tutti quelli del gruppo nostro che stavano mangiando. Io ero l'unico, come si dice, infiltrato. Infiltrato. Ma è vero che uno ha detto, beh ragazzi ci vediamo domani? Sì, sì, a domani, stupide. Ah, vabbè, ma lo sapeva, solo che sei vicino a me, stavo vicino al gruppo. Come mi ha toccato, venuto la pacca. Sì. Ma in genere, così. Mi ha dato una sana pacca sulla spalla. Ma sei sì. Bravo. Sì, lo so. Però giù. Comunque. Niente, abbiamo mangiato tutta la frittura per ora. Soppino, ce la fanno, non riesco più a respirare. Ma perché stai correndo, scusa? C'è bisogno di correre. Oh, grida. C'è bisogno di correre, mi pieno. No, cammina, cammina. E come sono pieno? Ha fatto il macellaio, ha fatto. Ragazzi, che ne state andando? No, che mi piace il buffet? Che là stiamo andando? Là stiamo andando, non ti preoccupare. Scusa se sei un po' birichino, macellaio. Ma io, il mio intento era solamente di mangiare e strafogare. Così oh, che palle quelli. Stavano arrabbiando sangue. C'erano due polli? No. Ma il club dei quattro polli! No, aspetta, com'è che l'ha chiamato? Il ruspantina, sì. No, pollo ruspantesista. No, com'è che ha detto? Che era il top. Non lo so. Però. Il grifon duro. Il grifon duro. No, ma cosa c'è? Tanto se ne spari tu. Vabbè, uno diceva che. Ma quello. È il migliore, quella dice, vabbè, ma no, quell'altro è migliore. È come il tonno insuperabile. Quello è del poi alla fine gli hanno buttato i semi a questi due polli. E allora hanno beccato per i semi. Lui, praticamente per lui si doveva ritornare alla razza di prima. Solo per lui, che per lui il pollo non era buono. Doveva ritornare alla razza del pulcino di prima. Beh, vabbè, ragazzi, a dopo, dai. Sì, perché credo che si incomincia la pioggia. Ciao. Ciao. Ragazzini. Allora. Ho visto un video appena adesso dei The Jackal. Fichissimo, vabbè. Praticamente è proprio la parodia in un mondo parallelo. Praticamente di un ragazzo che vuole essere disoccupato e tutta la famiglia, gli amici sono felici. Poi quando lui trova lavoro, tutti quanti diventano. Dicono, ma com'è? Hai trovato lavoro? Dove stai andando? Allora c'è una scena che lui regala le chiavi di un'automobile al padre e il padre fa, tu io ti ho pagato gli studi per essere un laureato, dovevi stare in mezzo a una strada a quest'ora. Poi la fidanzata lo lascia, lui dice no ma io faccio l'amore con questa ragazza, trovo una scusa per non dire che è una collega di lavoro. E lei dice non raccontarmi bugie, tu ci lavori con lei. Sono fichi. Mi sono tagliato i capelli, avete visto ragazzi? Ho dato l'ultima spuntatina perché. Stai bene! Perché? Perché tutto questo, ragazzi? Perché gli ho tagliati i capelli? Perché. Sì, perché io volevo il crestino. Poi. Poi di colpo ho dato una mazzata in più. Niente. Beh, se vieni qua facciamo la chiusura, grazie. Ma
Basta che sembrava solamente a rispondere a distanza. Ma non sto giocando io, comunque. Comunque questo è il mio canale. Come guardate? Vedi che ti hanno fatto una richiesta. Chi è? Di inquadrarti quando fai i carichi video. Lilli sta. Ah, sì, ho letto. Carico il video. L'ho fatto vedere già una volta. Fatto vedere? Forse lo voglio rivedere. Lo volete rivedere? No, forse non si ricorda. Però no, mo no. Mo no, domani o dopodomani, casomai, poi vediamo, no? Anzi, poi vedi che tu lo fai per me. No? Vedi quanto è bello con i capelli corti, amore mio, vedi? Daia. Danieli, non ci siamo dimenticati dell'invito a casa, lo sappiamo. Ti ho detto. E anche a Nicola, non ci siamo dimenticati. State calmi. Perché quando verrete qui, dovete uscire, come dice mio padre, dovete andare rotolando. Quindi dire basta, troppo pieno. Quanto è bello col cane. Sono troppo pieno. E niente. Bene amici, io... Beh. Un po' di sonnino. Forse sei contro luce. Ma perché pure tu? Lilli, un po' di sonnino mi è venuto. C'è arrivato. Torta con pavesini, Nutella e mascarpone freddo. Buah. Babbo, che dire ragazzi, domani grande giornata, poi ve lo spiego. Per lui sono tutte grandi giornate e poi alla fine che cosa fa? Si rimane nel letto. Queste sono grandi giornate. Quante volte dice domani giornata impegnatissima? Nel letto, dici che sto giornata impegnatissima e poi fa la metà di quello che dovrebbe fare. Sì. Perché se deve fare commissioni per 10 commissioni ne fa 5. Vabbè, okay, ecco, 50 sono. Ah, prossimo subito. Beh, il video di oggi termina qui. Condividete, commentate, iscrivetevi. Seguiteci, da un'occhiata su Lilli. E Lilli parte a radio, vabbè. Non si sa dove va. Detto questo, amici, buonanotte. Ciao amici. Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte.